Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Bella a tutti ragazzi dalla fidanzata di Davide e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo qui in vacanza per gli Adi Sivari e non preoccupatevi, Davide sta arrivando. Eccoci qui ragazzi, ora mi godo questo che è uno degli ultimi bagni della vacanza, dopodiché andremo appena, oddio, già è uscito il sole, quindi mo tra poco andremo a casa, prendiamo la bici e cominceremo a fare questo tutorial, perché ragazzi oggi vi insegnerò ad impennare male come me, quindi ci vediamo tra 5 minuti e andiamo a prendere la bici. Ed eccoci qui ragazzi, siamo arrivati in questo bellissimo vialone abbastanza deserto, dove noi e la nostra bici potremo divertirci in santa pace. Ah, belli questi freni nuovi. Prima di cominciare con il tutorial delle impennate, però voglio farvi vedere un attimo la bici che ha alle mie spalle, e così ve la faccio vedere, anche se è una bici molto semplice. Piccole premesse per impennare in bici. Sono cose che probabilmente già saprete, ma per chi non sa veramente nulla, questi consigli sono veramente preziosi. Innanzitutto all'inizio bisogna per forza imparare a impennare con delle marce basse. Quindi il primo consiglio è quello di stare con una marcia molto molto leggera, almeno all'inizio. Poi quando imparerete potrete anche provare a fare delle impennate che vadano ad una velocità superiore. Secondo consiglio, bisogna spostarsi con il culo e la schiena all'indietro e bisogna tenere le braccia distese. Perché bisogna tenere le braccia distese? Perché con le braccia contratte voi faciliterete la discesa dall'impennata e quindi non riuscirete a stare distesi e proseguire con l'impennata. Ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello del pedale all'inizio dell'impennata e di tenere il pedale, diciamo, alto, più o meno così, per darvi una bella spinta con un piede. Eccoci qui ragazzi, allora sono venuto in questo posto dicendo che passava poca gente, in realtà stanno passando 10.000 macchine al secondo. Ok, devo dire la verità, c'è un po' di pendenza, non ero mai venuto qui e quindi sto riscontrando qualche problema a restare in equilibrio, però partiamo subito con la pratica. Allora, come vedete, prima e prima io c'ho, perché mi piace farle quasi da fermo e posizionando il pedale all'insù ci diamo una bella spinta e continuiamo subito a pedalare tenendo sempre d'occhio la leva del freno qualora ci stessimo per cappottare all'indietro. 3, 2, 1. Ok, come vedete, ecco la pendenza, come vi dicevo prima, mi sta rompendo un pochino le palline. Vi giuro che in altri pavimenti, in altre situazioni, riesco a farle molto più lunghe. Allora, come vedete, ora mi stavo per cappottare indietro, solo che col freno di posteriore ci siamo salvati. Quello che mi sentivo di dire l'ho detto, ora vi lascio ad un po' di pratica e a qualche impennata riuscita bene. Treat me, and I'll be good.
Ok ragazzi, come vedete sono sudatissimo, gocciolo da tutte le parti, faccio schifo, sono da rottamare. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se è un piccolo video, e so benissimo che queste non sono impennate con la I maiuscola, ma sono un inizio di impennate. Però mi ritengo soddisfatto perché una settimana fa a stento riuscivo ad alzarla, mentre ora comunque qualche metro ogni tanto riesco a farlo. Quindi non lo prendete come un tutorial, come un insulto alle impennate, perché so bene che queste non sono vere impennate. In conclusione, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui miei video, perché a breve ragazzi ci saranno tante belle novità. Ciao. I'll do anything for you.